E anche i tagli della crisi continuano a colpire anche dove c'è chi già soffre molto. Il governo ha bocciato infatti il fondo destinato ai disabili rimasti soli, senza più parenti. Sentiamo Francesca Sancin. Che fine farà mio figlio quando non ci sarò più? Questa è la mia angoscia. Perché ormai l'accettazione della diversità c'è stata, abbiamo metabolizzato, lo amiamo, lo adoriamo, non potremmo immaginare senza di lui. Però l'angoscia nostra è come sarà dopo. L'angoscia di una mamma. Da mesi ormai i disabili e le loro famiglie scendono in piazza dopo i tagli della finanziaria targata Tremonti, che ha svuotato il fondo per la non autosufficienza. Chiedono risposte per il presente e il futuro. L'hanno fatto con slogan e canzoni. Poi la protesta estrema della macelleria della disabilità davanti a Montecitorio. Attenzione! Il fegato dei genitori! Oggi eccolo qua! Il fegato dei genitori a 15 euro! E adesso arriva l'ultima doccia fredda. Il governo boccia il fondo per il dopo di noi. No a quei 150 milioni di euro che dovevano servire agli oltre 2 milioni e mezzo di disabili gravi nel nostro paese quando perderanno i genitori. Che chiedevano piccole comunità di 6-8 persone, famiglie allargate dove continuare a sentirsi a casa. Invece, ancora una volta, il futuro è nerissimo. Io spero sempre che mio figlio muoia prima di me. E allora andrò al suo funerale ridendo e piangendo. Intanto, nonostante il rigore, i tagli nei conti pubblici, lo Stato starebbe per acquistare 400 auto blu e nel web è rivolta. Alessia Schiaffini. Lo Stato compra 400 nuove auto blu che andranno ad aggiungersi alle 60.000 che già circolano, mentre nei garage statali ci sono ben 800 vetture inutilizzate. Eccolo il bando apparso il 24 gennaio scorso sul sito del Ministero dell'Economia. Una gara per acquistare 400 vetture di media cilindrata. Il numero potrebbe anche aumentare di un quinto e quindi altre 80 auto blu nel giro di un anno. Il tutto per una spesa da 10 milioni di euro, giustificata dal fatto che per effetto delle passate manovre non si possono più utilizzare auto di grossa cilindrata e quindi ne servono di nuove. La notizia rilanciata qualche giorno fa dai siti dell'Espresso e del Giornale è rimbalzata in modo vertiginoso sulla rete. Basta cercare la parola 400 auto blu su Twitter o su Facebook per trovare un mix di commenti scandalizzati e sarcastici. La gente non riesce a vivere, loro comprano 400 auto blu, commenta un utente di Twitter. Si boccia il fondo disabili e poi, dice quest'altro, speriamo le usino per scappare. Anche su Facebook il tenore è lo stesso. A noi chiedono sacrifici e loro comprano 400 auto, questa è l'Italia. Ma vi sembra normale con decine di imprenditori che si suicidano, si chiede quest'altro. Insomma, il popolo del web non ha dubbi. Queste nuove auto blu sono uno schiaffo a rigore imposto ai cittadini. Il governo ci ripensi, dice l'Italia dei Valori, che nei giorni passati aveva presentato un'interrogazione parlamentare. È davvero una spesa inutile.